Buongiorno a Mauro Giangrande, responsabile distribuzione ETF in Italia per Deutsche Asset Wealth Management. Siamo al Salone del Risparmio. Ecco, quali sono i prodotti che presenterete in questi giorni e le novità per i prossimi mesi? Quella del Salone del Risparmio è un'occasione fondamentale per noi per presentare soprattutto il mondo retail e della consulenza le novità della nostra piattaforma. Una fra tutte è il lancio dell'ETF che replica un indice di azioni A cinesi. Le azioni A sono quelle negoziate nelle borse di Shenzhen e Shanghai, che come sappiamo non sono di facile accesso agli investitori istituzionali esteri perché sono borse e azioni soggette a restrizione. Quindi da questo punto di vista l'ETF rappresenta una vera e propria rivoluzione. Oltre a questo prodotto, tra qualche giorno lanceremo degli ETF obbligazionari che hanno la caratteristica di proteggere l'investitore dal rialzo dei tassi di interesse. E in questo contesto di mercato di tassi bassi riteniamo che prodotti del genere possano essere particolarmente utili. Ecco, il possibile aumento della tassa sulle rendite finanziarie al 26%, in che modo potrebbe impattare il mondo degli ETF? Difficile ad oggi fare una previsione. Certamente la differenza di tassazione tra, diciamo, il mondo non obbligazionario, titoli di Stato e il resto comincia ad essere rilevante e probabilmente inciderà sulle decisioni degli investitori. Quello che mi preme sottolineare è che sia per gli ETF come d'altronde per i fondi vale la regola del look through, ossia se l'ETF investe in titoli di Stato o white list, anche all'ETF si applica l'aliquota agevolata del 12,5%. Ecco, il 2014 è anno della ripresa. Che anno sarà per voi, per Deutsche Asset Wealth Management, in termini di raccolta? Beh, la ripresa per quanto riguarda la raccolta devo dire che è già iniziata nel 2013. Il 2013 è stato un anno fantastico anche per l'Italia. L'intera industria ha raccolto degli ETF, parlo 5 miliardi di euro. Il 2014 è cominciato particolarmente bene con un altro miliardo di raccolta. Deutsche Bank sta sicuramente facendo la sua parte e siamo convinti che siamo solo all'inizio. Il mercato degli ETF, guardando un po' quello che succede oltreoceano, ha sicuramente tanto spazio davanti a sé per continuare a crescere. Grazie Mauro Giangrande di Deutsche Asset Wealth Management. Grazie a voi.